Io aggiungo due cose. La prima è che dal punto di vista tecnico i parlamentari, non tutti i parlamentari sono in grado di valutare per filo e per segno qual è stato l'iter, qual è stato il metodo seguito e quali sono le condizioni dal punto di vista perché giuridico. Perché spesso sono anche 500 pagine esatto, da leggere. E questa cosa è giusta che ce la diciamo. Come è giusto che ci diciamo, senza nasconderci, che il voto rispetto all'arresto o meno di un parlamentare dipende sostanzialmente non da una scelta politica, ma ancor peggio dal momento politico che si sta vivendo. La scelta di Azzolini, Orlando il ministro non lo vuole dire, ma è così, è una scelta da parte del Partito Democratico in base al momento politico e ai numeri che ha il Senato, di cui la maggioranza ha bisogno. Però, questo insomma, è il quadro. Voi vi mettereste sul tavolo voi come Lega Nord trasferire ad esempio alla Corte Costituzionale, perché trovo, mi sembra che fosse quello al di là della la Corte prima Costituzionale idea. Io trovo ingiusto che un parlamentare sia soggetto ad una valutazione che non è in grado di fare rispetto all'arresto o meno di un collega, perché questa è la situazione che stiamo vivendo. Io volevo dire anche una cosa al Ministro. Io credo che la situazione della giustizia, l'urgenza della giustizia, sia la certezza della pena. Cioè i cittadini hanno bisogno di sapere che c'è una certezza della pena, il che equivale a dire che non si può lasciare a libera interpretazione dei magistrati casi equivalenti dove il ladro rimane fuori e qualcun altro, pur innocente, entra. E si fa, ci sono delle valutazioni che vanno fatte. Io trovo alcuni provvedimenti fatti anche in materia di giustizia lasciati completamente nelle mani delle valutazioni dei giudici, diventa molto molto rischioso. Ci sono casi assolutamente assurdi. Ci sono tre gradi di giudizio, Guidesi, ci sono persone che hanno subito furti in casa, che per legittima difesa si sono difesi, i ladri sono fuori e queste persone sono in carcere.